Amici, ci troviamo alla grotta di Su Mannau, a Flumini Maggiore, una delle cavità più belle di tutta la Sardegna, formata, pensate, da due piccoli torrenti che nei millenni hanno scavato queste cavità. Ne parliamo subito con Ubaldo, guida speleologica. Buongiorno Ubaldo. Ciao. Allora, iniziamo a raccontare un po' l'origine di queste grotte intanto. Le grotte di Su Mannau sono fra le cavità più antiche che esistano in Sardegna, e quindi quando parliamo di Sardegna anche dell'Italia. Si sono originate naturalmente in un tempo grandissimo, e i calcari che abbiamo sopra la nostra testa sono le rocce più antiche che esistano in tutta l'Europa. Questo è il periodo cambriano, stiamo parlando di 600 milioni di anni fa. Le grotte sono un pochino più recenti, ma comunque ormai Su Mannau ha 15 milioni di anni. E quando parliamo quindi di tempo, un pochino è un elemento che ci spiazza, perché parliamo di tempi che in fondo noi non capiamo. Senti, queste grotte sono divise in due rami, l'area diciamo archeologica e quella turistica. Adesso noi ci troviamo nella prima sala, che testimonia anche l'utilizzo religioso di questa zona. Sì, Su Mannau ha questa caratteristica di avere la prima sala come un tempio ipogeo, quindi un tempio sotterraneo dedicato al grande culto dell'acqua e quindi della Dea Madre, presente in tutta la Sardegna, ma spesso caratterizzata da pozzi sacri o da sorgenti votive. Stavolta gli antichi usarono una grotta, un tempio creato dalla natura. Come dimostrano le lucerne. Sì, migliaia di lucerne, di frammenti di lucerna testimoniano questa lunga presenza che va dal prenuragico fino al tardo romano, e attraverso lo studio, la fattura di queste piccole lucerne abbiamo potuto ricostruire un arco di storia di 1800 anni. Ascolta, cosa pensi se andiamo a vedere la zona turistica? Beh, penso che creerà piuttosto meraviglia. Andiamo. Ubaldo, adesso ci troviamo nel ramo turistico, nella cosiddetta sala dei laghetti. Qual è l'importanza dell'acqua in questa grotta? L'importanza dell'acqua è che le grotte sono dei serbatoi naturali e tutta la Sardegna è ricchissima di grotte. Il 70% dell'acqua in Sardegna viene dalle grotte, quindi non dobbiamo guardare alle grotte solo come luoghi belli, ma soprattutto come luoghi importanti in questo terzo millennio, dove l'acqua è diventata preziosissima. Dobbiamo guardare alle grotte davvero con maggiore attenzione. In queste acque vivono degli animali particolari. Sì, Su Mannau ha questo pregio di essere un mondo un pochino a sé, ha originato specie di animali unici al mondo. Un piccolo gamberetto abita questi laghi, naturalmente completamente bianco, senza gli occhi. Questo non deve sorprendere, non dimentichiamoci che dobbiamo essere al buio nelle grotte e la luce è un evento così temporaneo. Quindi sono evoluti, specializzandosi in questo mondo così assurdo, e si evolvono da milioni di anni, dando origine a specie uniche. Poi c'è un pipistrello solitario che noi abbiamo visto, vive proprio da solo in questa grotta. Senti, poi ci sono dei percorsi che riguardano le persone un pochino più esperte, vero? E noi organizziamo percorsi anche per principianti. E noi siamo guide speleologiche, da anni organizziamo escursioni nella parte non turistica, dimostrando che tutti quanti possono addentrarsi all'interno delle grotte. Naturalmente lo dobbiamo fare in massima sicurezza, con le attrezzature adatte. Cosa si vede? Si vedono spettacoli bellissimi, fino alla Sala Vergine, che è la vera perla di Su Mannau, 70 metri di grotta di altezza, tutto bianco, cespugli di aragonite, quindi scenari fiabeschi, si risalgono fiumi, si superano laghi, tutto per principianti, può sembrare strano. E questa è la caratteristica di Su Mannau, che da oltre 20 anni appunto organizza le escursioni speleologiche. Grazie Ubaldo.